Macron diceva, per essere un buon profeta, mai predire qualche sia che non ha già successo. Chiaramente le cose che vediamo adesso sono segnali deboli del futuro. E che vediamo? Vediamo sempre di più di scambi virtuali con la gente, sempre di più di incontri a distanza. Sempre di più di informazione a disposizione, sempre di più con i big data di informazioni su di noi. Il web, il futuro del web è di denudarnoi, letteralmente, di metterci letteralmente molto più vulnerabili, certamente, all'informazione. Quando parlo di una nuova etica, per esempio, una cosa da considerare è che per il momento già un sacco di cose si sanno su di noi. L'etica normativa del momento è quello della non intervento, solo nei casi di uso dei dati, sono usati a un modo nascosto. Non è che quando tutto si sa su di te, tutto si pubblica su di te. Dobbiamo sapere che per il momento c'è ancora una certa pudore del potere. Non è certo che durerà, però è certo che esiste. Il problema sarà infatti di sapere se possiamo fare competizione di velocità dal pudore nostro e il pudore dello Stato. Diciamo a che punto dobbiamo noi richiedere, come dire, la simmetria, la parità di sguardo, diciamo. Tu mi sguardi, va benissimo, ti sguardo io. Un esempio delizioso che è successo in Canada, che volevo raccontare ma non c'era tempo, è quello di Wikileaks. Si chiama Wikileaks perché è con la V, non con la VV, la V. Perché Wikileaks portava su un personaggio del Stato canadese, ministro un po' dell'interiore, diciamo, Victor Toews. Victor Toews è stato il ministro di non so più che livello del governo e ha fatto la proposta che la polizia giudiziaria canadese, senza mandato di perquisizione, avrebbe accesso a tutti i hard disk e a tutti i computer personali in Canada, tutto questo in nome chiaramente della lotta contro il terrorismo, con la sicurezza e tutti quanti. Evidentemente i canadesi che hanno un sentimento della loro proprietà personale, la loro vita privata abbastanza elevato, si sono messe in disaccordo con questa proposta del ministro. Ministro non si preoccupava. Allora un gruppo di Anonymous, non so se lei sa di che si tratta quando si parla di Anonymous. Anonymous sono quelli che mettono il maschio, no? E che hanno tutti il stesso maschio e fanno una protesta civile contro un potere abusivo. E hanno preso non so più che V per Vendetta, penso che questo è il film che hanno preso l'immagine di questo maschio, non ricordo più il titolo esatto del film. Intanto Anonymous è un gruppo di persone che vanno nella strada con maschere e che protestano con una legge. E a un momento uno dei gruppi di Anonymous ha proposto questa idea, ha detto: va bene, se lei, ministro, ha il permesso di entrare dentro la nostra intimità e la nostra privacy, noi prendiamo la stessa, come dire, libertà verso di lei. E hanno scaricato su Facebook 3 mesi di discussioni molto amare del divorzio penosissimo che Victor Toews aveva con la sua adesso ex moglie. Vuol dire letteralmente mettere a nudo il potere, anche nelle sue dimensioni, diciamo. Cosa non piccola. E questa è l'idea che sto dicendo. Sto dicendo che la possibilità del futuro sarà esattamente quella di una tecnologia
simmetria e una trasparenza mutuale, se no non funziona. È una cosa veramente strana che ogni volta che il linguaggio cambia di sostegno, di supporto, cambia anche il sistema di pensiero. Basta pensare che l'internalizzazione del linguaggio su forma linguistica, invece puramente ideografica, come il modo cinese, per esempio, grazie all'alfabeto e alla stampa che ha seguito, noi possiamo prendere potere sul linguaggio e letteralmente essere, come dire, creatori del nostro pensiero. Adesso i ragazzi hanno un pensiero ipertestuale, abbiamo un accesso a quantità di frammenti, mettono i frammenti insieme e sono capaci di creare come il nostro cervello ciascuno di queste configurazioni. Questa cosa non avevamo a disposizione, anche per, benché alcuni avevano una biblioteca privata enorme e fenomenale, era un soggetto di orgoglio nel passato, nessuno aveva l'accesso all'informazione in tempo reale, immediato, che oggi un ragazzo ha. A che punto? La domanda è di sapere come fare uso di questa informazione. E la pratica di combinare le cose è quello che è la dimensione epistemologica che cambia. Invece che nel nostro mondo precedente avevamo il bisogno di mantenere nel pensiero tutta la forma della ricerca e della discussione. Perché anche io sono uno che prende un po' ipertestualmente le cose che sono a disposizione e che sono pertinenti. Ma si vede perfettamente che questa capacità di strutturare il pensiero nella logica e la continuità e la non ripetitività delle varie cose, almeno che sono pertinenti, questa capacità non è più quella che è praticata dai ragazzi di oggi. Lunga risposta per parlare di un cambiamento epistemologico, ma anche questo cambiamento di che idea abbiamo di noi nel spazio bagnato di informazioni. Che idea possiamo, che proiezione, che immagine del sé possiamo avere in un mondo senza un punto di vista? Questo è, abbiamo veramente, e in più abbiamo l'impegno di educare le nostre persone digitali. Ragazzi, quanto di più volete? Pierre Lévy, che amo molto, benché non siamo d'accordo su alcune cose fondamentali, Pierre Lévy ha detto questa bellissima cosa: l'internet non è nello spazio, è lo spazio. E questa è un po' l'idea. No, chiaramente noi abbiamo ancora un rapporto, diciamo, interfacciale con la rete. Non siamo già, come dire, talmente connessi che abbiamo un rapporto diretto con la rete a partire dal corpo. Dobbiamo ancora seguire un rituale di interfaccia con le domande, la ricerca, i programmi, i mezzi che usiamo e tutto quanto. Però ci sarà forse un tempo quando con Google Glass o qualche altro sistema saremo connessi talmente direttamente con la rete che basterà pensare a qualcosa per vederlo arrivare. Allora, il Google Glass io lo vedo come, l'ho chiamato, la retina contro la retina, vuol dire la retina dell'uomo al confronto dell'utente al confronto della retina del mondo. Una retina come quella della mosca, migliaia di facette, però la tua facetta è quello che arriva qua, con il tuo Google Glass, il tuo occhio, cioè non c'è niente di altro che il tuo rapporto così con il mondo via questo. Beh, questo è anche questo è una cosa che si può profetizzare, perché è già in esistenza, è già superato, diciamo, l'idea è già presente nella cultura, si arriverà senz'altro. Però a questo punto la trasparenza sarà un vero problema, perché veramente allora tutti i sentimenti, già il problema è stato più o meno risolto dalla campagna di Obama.
Obama aveva usato di big data per arrivare a sentire ciascuni piccoli gruppi di interesse e che tipo di discorso fare a questi piuttosto che a questi piuttosto che a questi, già l'uso dei big data dava un accesso almeno a intenzione di voto, a motivazione, come dire, rapporto con il partito, tutte queste cose che erano molto pertinenti per uno che voleva farsi eleggere. E si è fatto eleggere contro tutta chance, perché la sua reputazione in 2012 aveva preso un nosedive. Due cose hanno salvato: uno, di trattare benissimo la traghe di Sandy, l'uragano Sandy, che faceva un paragone con Bush e il suo trattamento di Katrina. E l'altro era questa conoscenza dei big data che poteva letteralmente aggiustare il suo discorso per tirare il voto fuori, perché il problema è sempre questo, che la gente non vanno a votare perché non ci credono. Lui faceva capire che no, le sue idee erano pertinenti per questo gruppo o per questo gruppo. Per me questo è un segno. Siamo verso in assoluto un sistema di conoscenza di ciascuno di noi che a partire di Google Glass sarà infinitamente più intimo e più pericoloso. È per questo che diciamo facciamo un po' un passo in avanti per vedere se un'etica nuova a partire di un sistema politico nuovo non sarebbe capace di organizzare e di essere chiamato dal basso piuttosto che dal su. È un discorso assolutamente, come dire, positivo. Alcuni diranno ottimista, che odio la parola perché sono sempre accusato di essere ottimista. No, è un discorso di ecco un scenario possibile, vediamo se possiamo farlo vedere. E questa è la possibilità.